Siccome prima abbiamo detto che la relazione è integrata da questo, diciamo, seminario, allora io senz'altro darei la parola a... Comincio da Stefano Achilli, che è un nostro collega e autore del libro La mia etica nel mondo della finanza. Stefano Achilli. Mi sono ben aspettata, ringrazio per questa presentazione. Mi auguro di essere di non deluso a questo punto. Ora io a maggior ragione ringrazio. Sì, passo lo scettro. Grazie. Tutto buon pomeriggio a tutti. Fatemi ringraziare il dottor Algeri, Beppe, per l'opportunità che mi hai concesso di conversare questo pomeriggio insieme a voi, quindi ripeterlo. Io non parlerò dell'etica come categoria filosofica, ovviamente, perché non ne ho le competenze. Vi parlerò della mia etica, quello che io intendo per etica, e di come questa categoria possa tranquillamente essere inserita nel nostro settore, perché solo apparentemente può sembrare confliggente, ma in realtà non lo è. La mia esperienza dopo 25 anni, due anni fa, è arrivata ad un punto. Mi stavo radendo e a fronte di un momento non facile nell'ambito della mia attività professionale, potrei dire che era il limite della resa, mi stavo radendo quella mattina e mi è sovvenuta una frase di Voltaire che non so se conoscete, ma è molto utilizzata perlomeno in ambito democratico, che dice non condivido nulla o quasi nulla di ciò che dici, ma darei la vita per poter apprendere un certo questo. E da allora da lì ho accarezzato l'idea del libro. Ho lasciato da parte il discorso della sconfitta che era di lì pronta, volevo cedere le armi, non erano armi sorprendenti, sempre in una logica di dialogo con le persone, e ho detto no, qui adesso dobbiamo mettere in pratica, dare dove è possibile la possibilità a chiunque di poter condividere quello che io in questo momento sto vivendo e dove è possibile cercare di dare una via d'uscita. E da qui nasce il libro. Perché l'etica? Perché l'etica, inizialmente quando si parla si pensa sempre che deve essere la banca ad agire con etica. Sì. L'etica è un concetto trasversale, non riguarda solo alcune persone, alcune categorie. L'etica riguarda tutti, quindi riguarda anche il cliente. L'etica riguarda la rete commerciale noi e l'etica riguarda il manager. Allora mi sono detto, ma se si riuscisse a parlare lo stesso linguaggio, probabilmente alcune incomprensioni potrebbero ridursi, se non altro dirsi. Allora, quale potrebbe essere la possibilità del perché queste persone possano renderle consapevole che ognuno nel proprio ruolo, se agiscono in modo etico, probabilmente le cose non saranno poi così difficili a livello di collaborativo. Il libro, che va per le tracce del 100, è diviso in tre parti. C'è un'etica del risparmiatore, dove io, del cliente, ma io essendo un uomo
diciamo così, di consulenza, di finanza, ho identificato il cliente come risparmiatore, anche perché, diciamocela tutta, è più facile poter andare a proporre dei soldi piuttosto che farseli dare. Quindi in questo contesto vedo l'opera, seppur comunque difficile o meno facile per tutti i colleghi, il soggetto che è nell'ambito della consulenza, chiamiamola così, fino avanti, ha una possibilità, deve lavorare un po' di più per poter convincere, vincere insieme con l'altro, a poter dire: caro cliente, vieni via dalla, facciamo come a caso, popolare di Vicenza, magari vieni. Come dicevo, nella prima parte abbiamo l'agire etico del risparmiatore che non sempre il risparmiatore agisce. Lo sa, quando il risparmiatore non agisce in modo etico, quando ci viene a chiedere rendimenti elevati nel senso di rischio. Questo è un classico modo di non agire in modo etico, perché ci viene a chiedere una cosa che noi sappiamo o dovremmo sapere che in finanza non esiste e che noi però dovremmo aiutare il risparmiatore a comprendere che così non è possibile. Il collega, quindi la rete commerciale, quando è che non agisce in modo etico? Quando dell'azienda, nel momento in cui dà degli input e degli obiettivi, in modo trasversale, o perché magari tempo, ma questo discorso io non voglio entrare, va a collocare quel prodotto perché magari quel cliente è più facile, tra virgolette, si pone meno domande. Questo è probabilmente il modo non etico con la finita di questo manager bancario. Quando non agisce in modo etico? E qui lo vediamo. Allora, io direi di affrontare l'argomento partendo da tre parole che analizzate, che sono anche correlate da altre tante parole, aiutano ad agire eticamente, o perlomeno sono quelle che hanno permesso a me di, perlomeno credo, di agire con etica, sulla base di quello che io considero essere etico. Lo vedremo in ultima slide. Vi prego di guardare, ecco, già, quella è, per i non addetti ai lavori, è la curva del portafoglio efficiente, ma guardate quel punto, non a caso è lì, è lì là, è il punto di equilibrio. Ecco qua. Allora, consapevolezza. Avere contezza di, essere coscienti di. Che cosa? Dicono ovvietà, stiamo attraversando un momento particolarmente difficile, il cambiamento è una delle cose che dobbiamo avere chiare, essere consapevoli che, e poi vi leggerò un articolo vecchissimo che non so se è uscito qualcosa, ma ieri ho letto una finanza. Il settore sta vivendo un momento particolarmente delicato. Non mi dilungo perché sapete cosa parlo, di cosa voglio parlare. Vi leggo: gli obiettivi delle banche quindi sono quelli di spostare una quota considerevole del personale su nuove figure professionali, ma soprattutto di arrivare ad una nuova classificazione e a nuovi inquadramenti in cui una parte del salario sia fissa e l'altra legata ai risultati. Studi fatti da più parti, anche di un certo livello, dicono che la banca del futuro, non prossimo ma domani, sarà una banca, se fanno così mi sentite lo stesso, perché mi viene,
si sente lo microfono. Sarà una banca che avrà due, diciamo così, due strati, il cosiddetto mobile, vale a dire la parte di internet bank, dove non ci saranno contatti, chiamiamo umani, ci sarà, se va bene, delle hostess o degli steward a seconda delle preferenze, che ti accompagneranno di fronte a un salotto e il cliente fa le operazioni da solo. In alcune realtà più avanzate, non sono in Italia, credo a Milano, qualcosa ci sia, di quel non sono certo, parliamo insomma non di Europa, già questo esiste, però poi arriverà anche la mano. L'altra parte, il grosso, è la consulenza. Ecco qua, consulenza. È una parolina che detta così, noi facciamo consulenza. Beh, se noi facciamo consulenza, quella che abbiamo fatto fino ad oggi, ce la dobbiamo dimenticare, non è consulenza. Consulere, dare consigli, bisogna essere degli specialisti. Noi non vendiamo prodotti, noi vendiamo dei servizi. I servizi sono gli stessi, di banca, di licenza, di credito ed altri. L'unica cosa che fa la differenza, l'unico valore aggiunto che possiamo dare noi come professionisti, è come io riesco a far sì che quel cliente, di fronte ad uno stesso prodotto, uno stesso servizio, sceglie me rispetto a me. Qual è l'altra parolina magica che fa sì che dalla consulenza un cliente possa scegliere X piuttosto che Y? È la capacità relazionale. Qui ci possiamo mettere tutto quello che volete. Si apre un mondo che oggi noi bancari un po' difettiamo, ma non perché siamo deficitari, perché fino a ieri non c'era bisogno. Le banche vivevano in un contesto quasi da monopolio, diciamo così, dove il cliente veniva in una logica quasi, in un atteggiamento un po' referenziale della paura, e quindi tutto quello che potevamo dare si rendeva da solo. Vendeva, questo termine un po' brutto, ma insomma, cerchiamo di non utilizzarlo più, non si vende. Però fino ad allora, anni 80, fino a poco tempo fa, si parlava con una vendita. E non c'era bisogno di andare a capire quali fossero le esigenze del cliente, perché ce le diceva e noi automaticamente avevamo quel prodotto, che in un modo o nell'altro era quello che avevamo, si sposava nel posto. Oggi non è più così. Capacità relazionale significa riuscire a capire quelli che sono o quelli che possono essere i bisogni latenti del cliente, perché quelli classici c'è il vice, li dice a tutti. Se Mario Rossi ha bisogno di A e è il suo percepito, A lo dirà a noi, a una popolare licenza, all'impresa. Ma se a differenza del percepito l'esigenza effettiva è una B, noi, grazie alla capacità relazionale, probabilmente riusciamo a tirar fuori quella parte di esigenza che non ci dice. Che cosa c'è dietro la capacità relazionale? Io vi dico le cose più importanti che mi vengono in mente, ad esempio, che fa parte di questo mondo, è la capacità d'ascolto, la comunicazione, il verbale, il non verbale, il paraverbale, quindi tutte cose che l'azienda sta formando, ma non accontentiamoci. Interrompiamo solo un secondo perché... Proviamo a vedere se si sente magari. Raddoppiamo il microfono. Raddoppiamo il microfono. Così non arriva. Bene, quindi dicevo, quest'altro, la capacità relazionale è una cosa molto importante, con tutto l'universo che ingloba, che va appunto dall'ascolto a come io mi rapporto ad una mimica, ad altre cose. L'altra parolina, per finire quasi il concetto di consapevolezza, è la creatività. Ecco qua un altro tabù. Il bancario non deve essere creativo, ma chi l'ha detto? In un mondo dove dobbiamo capire
le esigenze nascoste e la capacità relazionale, abbiamo detto essere una delle qualità per poter entrare, io più sono creativo, che non significa, insomma, dobbiamo avere la capacità di creare dal nulla, lì quindi sono il padre eterno, fa una cosa del genere. Io l'esempio mi ho sottolineato per potervi dire è la creatività è la possibilità di anticipare in un certo senso quello che sarà un evento futuro. Quindi rientra in una logica di se io riesco a capire qual è la tua esigenza, probabilmente anticipo quello che sarà una tua esigenza futura, presente e futura. Allora, sto portando avanti dei concetti che io li ho sperimentati, hanno funzionato, poi vedremo alla fine, perché poi nell'ultima slide capirete se questi concetti possono essere emulati, portati avanti, ci si può credere o non credere. È una considerazione finale che faremo finale. L'altra parolina che per chiudere il discorso della consapevolezza è la lungimiranza. È un po' un discorso collegato. Noi abbiamo sentito Steve Jobs prima nel suo famoso discorso a Stanford: be foolish, be hungry, siate affamati, siate folli. Tutta questa cosa rientra in un concetto di non fermiamoci. Andiamo avanti, la curiosità, la conoscenza, la lungimiranza, dobbiamo farlo oggi più che mai, perché nel momento in cui abbiamo, e sintetizzo la parola consapevolezza, primo anello fondante per poter arrivare ad un agire etico, che è finito un momento di fare banca come lo era nel passato, oggi bisogna cambiare, è un passaggio culturale, non è tattico o strategico, è culturale. Noi abbiamo popoli che si mischiano. Se dobbiamo aprire un conto corrente ad un indiano, faccio l'esempio che mi viene adesso ovviamente, noi vi dico, l'indiano sarà più contento di aprire un conto corrente con un collega che confonde l'India con la Cina oppure con un collega che nel momento, insomma, di relazione riesce magari a poter capire quali sono le varie differenziazioni fra l'induismo e magari taoismo, non so, oppure qual è la capitale o dire magari anche piccole cose ma che facciano sentire quel nuovo cliente accolto. Credo che la risposta sia ovvia, ma la lascio a voi. L'altra parola, allora abbiamo la consapevolezza che è finito un mondo dove comunque vivevamo perché c'era una certa situazione che ci faceva vivere di rendita. Le banche, il settore aveva una sorta di monopolio, come abbiamo detto prima, e non c'era bisogno di essere creativi, di avere questa capacità relazionale, di avere una consapevolezza che il cambiamento era in atto. Non c'era un cambiamento, eravamo statici. Non c'era cambiamento, quindi non c'era bisogno di coraggio. Quando nasce il coraggio? Pensavo che non ci fosse. Ho messo una quella Dante, non mi ricordo il canto, comunque Inferno Ulisse, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. È un po' una logica. Non che noi eravamo o siamo bruti. Uno può pensare questo, dice, insomma, fino adesso siamo stati bruti, no, è che è da interpretare, fino ad oggi potevamo vivere e lavorare in un certo modo, con una certa quasi area di comfort e di sicurezza, oggi dobbiamo fare un passo un po' più alto, fare un salto un po' più alto, quindi dobbiamo acquisire un po' di più quella conoscenza, e poi lo vedremo, sono delle parole che ritornerà, per poter essere un po' tranquilli in questo mondo, in questo settore che avremo da qui in avanti. Perché è l'unico modo per non aver paura. La conoscenza, se noi sappiamo, non temiamo. Quando c'è bisogno di coraggio? Quando sentiamo... quando è la prima avvisaglia?
inquietudine. Direi una cosa. Il disagio non riguardava lo stress operativo, vi parlo della mia inquietudine, in quanto i supporti informatici in dotazione erano talmente efficienti da pianificare la giornata in maniera perfetta. Le difficoltà etiche, tra virgolette, iniziarono a farsi sentire quando, a fronte di fortissime campagne commerciali che regolarmente venivano promosse, i prodotti da collocare non sempre risultavano coerenti alle esigenze della maggior parte della clientela, tanto che in alcuni casi si poteva assistere a sottili forzature, tra virgolette, che, seppur rimanendo nel campo della liceità, inducevano quel senso di inquietudine. Questa, io quando ho scritto questa frase, è stato un ricordo di 20 anni fa più o meno, in una banca che, dove ringrazio di essere stato, perché è stata una grande formazione, ed era l'Ambro Veneto. Già in quel periodo c'era un sistema che si chiamava Gerico, primo in assoluto in Italia, una piattaforma commerciale, che era stata l'antesignana di tutto quello che poi le altre banche hanno fatto. Ma già lì io iniziai a sentire quel senso di inquietudine e lì nacque tutto un percorso, nel senso che non che l'azienda, nella fattispecie Ambro Veneto, non formasse, non era sufficiente per me. Per qualche altro, sì lo era. Quindi, il coraggio, la prima percezione dove dobbiamo un attimino cominciare a sentire che c'è qualcosa che non va e dobbiamo avere coraggio, è l'inquietudine. Se ognuno di noi è tranquillo, va a casa la sera e è super soddisfatto e non ha l'inquietudine, il coraggio non gli potrà venire perché non ha una necessità. Chiaro? L'altra parola. Semplice. Sono inquieto, non sto bene, devo fare una scelta. O continuo a vivere questa situazione di disagio, che può essere anche un comfort alla fine, oppure comincio a pensare che posso fare qualcosa. Io vado avanti per la strada che ho fatto, non sto fermo, voglio fare qualcosa. Allora determino in modo molto chiaro quali sono i confini di ciò che voglio fare. Il mio ingresso nel management direttivo riaprì una nuova sfida, perché mi fu immediatamente chiaro che l'impegno che mi attendeva era molto difficile, in quanto avrei dovuto far comprendere con discrezione e senza clamori per sopravvivere e per non bruciarmi la possibilità di ascolto e di farmi ascoltare che la cultura e la sua valenza non sono frutto di un principio autoritario acquisibile per legge naturale, ma il risultato di una passione sempre viva, di uno studio tenace, faticoso e perseverante nel tempo, sostenuto da una passione sempre viva verso conoscenze trasversali, possibilmente anche umanistiche, perché il manager dialoga con le persone e non soltanto specialisti. Il manager, per la mission che ha, se non è consapevole di questa verità, oggi più che mai non potrà ricoprire questo ruolo. Quindi determiniamo in modo chiaro quali sono le cose entro le quali vorremmo muoverci per poter avere il coraggio di agire. Sulla conoscenza ne ho parlato, vi dico solamente una cosa, un'altra parolina che è congeniale, che si e condivide l'importanza della conoscenza e a volte la spinge, è la curiosità. Dobbiamo essere curiosi. Se tutto quello che facciamo lo facciamo per abitudine, non avremmo conoscenza, non avremmo curiosità, non avremmo conoscenza e finiremo sempre per dare la colpa all'altro.
questo, l'agire etico non prevede la colpa all'altro, è un insieme, fare qualcosa insieme, prima inizio io, mi assumo la responsabilità e poi voglio e vorrei che l'altro cambi. Ecco qua, dove voglio che la mia vita professionale vada. Autodirezionalità, mi seguo la corrente, se avete ascoltato, e mi ha fatto molto piacere che sia stato l'inizio del congresso con il discorso di Stanford, o segui la corrente, sei uno dei tanti, ma non per snobismo, ti devi mettere, ti devi far vedere che vuoi andare contro, non per snobismo, perché nel momento in cui sento che ho un disagio e il disagio è condiviso, se mi sento che posso apportare qualche cosa di buono che possa aiutare a migliorare le cose, lo devo fare. Lo devo fare. Allora l'autodirezionalità è quella cosa che dice: io scelgo, io voglio che la mia vita professionale vada in un certo modo. E vi dico una cosa, siccome che noi la maggior parte del nostro tempo lo passiamo al lavoro, nel momento in cui siamo così categorici nel dare un'autodirezionalità in ambito professionale, vi posso assicurare che anche a livello personale, familiare, le cose vanno diverse, in un modo diverso, perché decidi di essere te stesso, sempre in un'etica professionale che poi vedremo, perché non dimentichiamo mai che è la banca che a fine mese remunera il lavoro che facciamo. Quindi dobbiamo sempre, in un modo o nell'altro, seguire gli obiettivi del committente. Dobbiamo capire se riteniamo che possano essere raggiunti in un modo diverso, migliorati o quello che è, dobbiamo apportare il nostro contributo. Ma è lì dove ci dobbiamo muovere, lo spazio è quello. Quindi autodirezionalità in quel contesto. Se voglio, se sono un ribelle per assoluto, sono autodirezionale, ma vado a fare libero professionista, esempio. Ma sono cose che sono scelte. Consapevolezza, dove siamo, mondo bancario in evoluzione, difficoltà, leggiamo quelli che saranno, quelle che saranno le difficoltà nei prossimi mesi, quindi sono consapevole di questo cambiamento e sarà sempre così. In un'economia globale, considerate che non si finisce mai. Edgar Morin, che è un sociologo, anche un economista francese, dice che da qui in avanti dobbiamo imparare a convivere e a condividere l'incertezza. Perché la globalizzazione ci porta a questo. Allora, consapevolezza di un cambio culturale, coraggio, che dobbiamo tirarlo da dentro. È nostra la possibilità di riuscire a dire: esco fuori da questa zona di comfort e mi metto in gioco. Automaticamente avremo un comportamento. Quindi che cosa devo fare? Come devo agire? Onestà intellettuale. L'onestà intellettuale è quella, io dico, virtù, dove le nostre idee, le nostre opinioni vengono valutate in modo oggettivo, senza considerare un tornaconto personale. Questo non significa che noi non dobbiamo essere, non dobbiamo aspirare a qualcosa. Ma se vogliamo agire eticamente, dobbiamo in primis avere l'onestà intellettuale. Questo non significa che non possiamo proporre quel prodotto che la banca ci dice o l'altro prodotto. No. Per definizione la banca o qualunque istituzione in ambito di società di diritto non può inventare qualcosa che sia illecito.
Quindi per definizione ciò che noi andiamo a collocare è collocabile. L'onestà intellettuale è riconosciuto che le caratteristiche di quel prodotto sono tali, qual è il cliente più adatto a? Questa è onestà intellettuale. E qui entriamo in un mondo che qualcuno di voi avrà sentito parlare di intelligenza emotiva. Competenze personali, competenze sociali. L'onestà intellettuale nel dare quel prodotto a quella persona che ha un'esigenza specifica, che magari non me lo dice apertamente, ma io grazie abbiamo visto alla capacità relazionale che ho, cose del genere, riesco a tirar fuori. E allora di cosa ho bisogno? Ho bisogno di una competenza, ho bisogno di argomentare. Quindi la competenza personale, oltre che tecnica, va anche in un discorso di fiducia in se stessi. La competenza personale è il rapporto che io ho con me stesso. Quanto ho fiducia in me? Quanto mi sento onesto? Quanto mi sento rispettoso? Quanto mi sento assertivo? Cioè, quanto io realizzo di quello che voglio io senza danneggiare te? Allora per fare questo ho bisogno di una competenza personale. A fianco c'è la competenza sociale, che è l'altro tipo di discorso, come io mi rapporto con l'altro, sia esso cliente interno che cliente esterno. Come promuovo l'altro? Come faccio crescere il collega? Le ultime tre parole sono trasversali per tutti noi, sono particolarmente sentite, o dovrebbero essere particolarmente sentite da parte del management direttivo. Che cosa intendo per coscienziosità? È un'assunzione di responsabilità delle proprie prestazioni. Cioè, in un contesto come questo, e poi vi leggo, perché c'è una definizione nel libro che rende meglio. Abbiamo detto che stiamo vivendo un momento particolare. Quindi, che cosa intendo? Che il difficile contesto in cui quotidianamente operiamo non è solamente frutto di ciclicità economiche e finanziarie negative. Probabilmente si è alla fine di un modello che ha eretto la sua forza e la sua efficacia su principi che, portati alla loro estremizzazione, hanno lasciato e potrebbero lasciare ancora incalcolabili macerie. Spetta a noi il difficile compito di trovare modelli comportamentali che nel rispetto delle logiche economiche aziendali siano contestualmente attenti e rispettosi dei valori della condivisione e della cooperazione, pilastri fondamentali per costruire un rapporto bancario corretto e duraturo. Riusciremo a fare questo se daremo un senso al nostro lavoro, se riusciremo a vederlo non come mezzo imprescindibile per avere visibilità e potere, ma come fine per realizzare insieme ai nostri compagni di viaggio progetti di vita e traguardi aziendali. Allora, la coscienziosità a cui faccio riferimento è, in un contesto come questo, dove non abbiamo più il paracadute del monopolio che ci permette di fare banca come l'abbiamo sempre fatta, dobbiamo trovare un'alternativa, un senso che grazie al, e sottolineo grazie al, maggiore formazione della clientela, maggiore controllo da parte delle istituzioni nazionali ed internazionali, il manager, noi manager, dobbiamo trovare quella strada tale per cui insieme alla crescita del collega si possa arrivare ad addivenire, e si può, in modo etico, a determinati obiettivi. Come si può? Qual è l'altro discorso su cui dobbiamo molto lavorare noi manager?
è la collaborazione, è la cooperazione, è l'importanza, come dicevo prima citando Voltaire, di accettare le diversità, perché le diversità sono ricchezze che non possiamo, poi dobbiamo arrivare ad una conclusione ovviamente. Il manager che ha un obiettivo ascolta, il bravo manager, se è bravo, fa un mix e si orienta per, paradossalmente arrivo a dire che è comunque un bravo manager se ti dà la sensazione che ti ha ascoltato, ma alla fine, siccome che è un manager e ha una responsabilità, fa quello che lui reputa opportuno di fare, ma ha condiviso, non ti ha messo da parte. Il management dovrà essere più vicino ai propri uomini e sostenerli favorendo l'ascolto, il rispetto e il coinvolgimento, in modo che ogni operatore possa sentirsi al centro del progetto ed iniziare quell'importante percorso che lo porterà ad assumersi le proprie responsabilità. Noi manager dobbiamo imparare a muoverci su percorsi continuamente rinnovati. L'incertezza diventerà norma e le opportunità dovranno essere colte anche nei confronti di coloro che ci invieranno deboli segnali. Per muoversi con successo e vincere queste difficili sfide servirà un grande lavoro culturale su tutte le risorse, specialmente quelle direttive che, oltre a sostenere dall'alto il processo, dovranno imparare ad includere non più per un datato e oramai obsoleto principio di autorità, ma per una premiante e riconosciuta autorevolezza. Mentre preparavo l'intervento stavo pensando che cosa dire sul rispetto, però si rischia di essere banali. Mi è venuto in mente una, non una frase, ho tutta la portata, è la pagina Interis di Giovanni XXIII, no? Il quale dice che i diritti, avete presente la famosa distinzione fra l'errore e l'errante, comunque dice che i diritti non sono in capo alla verità, ma alla persona. I diritti non sono in capo alla verità, ma alla persona. Qui potete capire che cosa significa il rispetto. C'è scritto libertà, non necessità. Nel momento in cui noi siamo consapevoli che un momento della nostra attività professionale o di vita lavorativa è finito, che si addensano numerosi temporali, abbiamo la consapevolezza di questo, abbiamo il coraggio di rimetterci in gioco e non aspettiamoci sempre che siano gli altri, siamo noi per primi che dobbiamo promuovere, cominciamo noi a farlo. Il comportamento che ne seguirà sarà etico. E sappiate che nel momento in cui avete fiducia in voi stessi, argomentazioni da poter tirare fuori, rispetto anche nei confronti dell'alterità, non avrete paura e gli obiettivi comunque li riuscirete ad arrivare. Ma quel che più conta è che sarete delle persone libere. Libere. Le inquietudini non esisteranno. Io mi sento libero. E io ho passato situazioni come probabilmente molti di noi, ma non ho messo la croce a nessuno, perché era un mio problema ed io l'ho risolto e sono libero e penso di portare comunque del valore aggiunto all'azienda. Chiaro? Questa è la definizione ultima dell'etica, di quello che io, fin quando continuerò a lavorare, per me agire etico significa
agire con libertà interiore, rimanendo in equilibrio, ed ecco lo yin e lo yang della pagina, insomma, della copertina, nel rispetto dei reciproci interessi. Ho finito. Grazie. Il dottor Achilli vuole fare una breve replica, gliela facciamo fare, certamente. Prego. Mi dispiace che i colleghi se ne sono andati. Allora, il collega dice che io vivo in un'isola deserta. No, io vivo nel settore bancario, vivo e lavoro in questo settore bancario, e quel che più mi auspico, che voglio continuare a viverci. Dubito che si possa continuare a rimanere viva nel settore se noi le differenze, ciò che comunque ci disturba, tutto quello che volete, le affrontiamo escludendo e non includendo. Fatti non posti a vivere come brutti, canto 26esimo, inferno, ottavo cerchio, bolgia, confermo tutto quello che ha detto il collega, ma lì si tratta di lasciare il certo per andare lì verso l'incerto. E io vi dico, quale parola meglio del coraggio, no, evidenzia la voglia di andare oltre quello che non si conosce? L'incerto, proprio perché è incerto, può essere bene o male, ma quello è un altro tipo di discorso. Quindi sfidare, lasciare il comfort e il certo per andare oltre quello che non si conosce è solamente coraggio. Poi con lei un altro, non ricordo con il nome, ha detto attualmente le banche distruggono la motivazione dei colleghi. Sì, però c'è una cosa, dipende che motivazione si ha. La motivazione intrinseca cosiddetta, quella che viene da lì dentro, nessun fattore esogeno riuscirà mai a distruggere. Investiamo su di noi, su noi stessi, prima di poter fare o dire determinate cose, perché quando investiamo su di noi è questo il momento per poterlo fare, perché è l'unica possibilità che ci darà, che avremo per poter rimanere in un contesto mutuato. Investiamo su di noi con quelle più o meno paroline, ognuno di voi poi avrà la sua, ma investendo su di noi, fare un gruppo con chi è vicino, anche con quello che apparentemente è lontano da me. Io ho finito, adesso vado, mi dispiace se non posso.